di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di seduzione. Ah, ecco, stavo a vedere io. Mamma mia, è che per lo studioso Greene, ci sono 9 tipi di personalità seduttiva. Quale possiede l'arte suprema della seduzione? La civetta, il naturale, l'incantatore, la star, il carismatico, il dandy, l'amante ideale, il libertino, la sirena. Oh, va bene. Colpisce perché non può essere rinchiuso in una categoria, risultando misterioso e affascinante. Riesce sempre a stupire e evocare una libertà che vorremmo nostra. Nerio. È un maestro della seduzione e in generale del linguaggio della seduzione. Il fatto che tante donne si arrendono a lui lo rende ancora più desiderato, anche se si sa che l'avventura sarà breve. Bene, va. Ci fa desiderare di guardarla, ma allo stesso tempo rimane lontana e vaga. Sfrutta la voglia di fuga dalla vita quotidiana che spesso ci colpisce. Si chiamate 888-333, ma non esagerate, Eleonora. Andiamo da Valerio. Bene. Spontaneo, sincero, mostra le sue debolezze spingendoci a proteggerlo e così ci lega a sé. Seduce come potrebbe farlo un bambino. Ecco. È quello che ci vuole per chi aspira al romanticismo. In un mondo di sogni infranti, l'amante ideale sa creare le illusioni che una persona desidera. Ah. Eh sì, è quella che fa aspettare la vittima dopo averla intrappolata nella sua rete. Non offre mai completa soddisfazione ed è proprio questa l'arte suprema della seduzione. Bene, mentre l'incantatore è un manipolatore abilissimo. È un manipolatore abilissimo, devia l'attenzione da se stesso per far sentire importante l'altra persona. Il carismatico emana un'energia che seduce anche quando rimane distante e incarna quello che molti vorrebbero essere. E infine la sirena. Riesce a dare corpo alle fantasie di un uomo che la segue corre il rischio di perdere il controllo di sé. Ma è proprio questo il fascino seducente della sirena. Grazie mille. Lecchie. Succhia senza far rumore. Non parlare a bocca piena. Chi porta